Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Io in qualche modo devo sempre cercare di cambiare, quindi ho cambiato angolo della casa, ora non so più dove mettermi. Vediamo se questa nuova location mi dà delle soddisfazioni. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema, il 14 febbraio scorso, film che pubblico e critica stanno amando all'inverosimile, con due enormi candidature all'Oscar 2024, cioè miglior film e miglior sceneggiatura originale. Film di una regista esordiente, Celine Song, di origini coreane, cresciuta in Canada e ora residente in pianta stabile a New York. Il titolo del film è Past Lives, che, incuriosito da tutto questo hype che gli gira intorno, sono andato a vedere al cinema cercando di avere meno aspettative possibili. Mi sarà piaciuto? Ne parliamo dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo dalla regista perché secondo me la sua biografia, seppur breve, è fondamentale per andare a vedere questo film con il giusto mindset. Celine Song nasce in Corea del Sud nel 1988. Suo padre, Song Neung-han, è un regista di media fama nel suo paese. All'età di 12 anni si trasferisce con la sua famiglia in Canada, dove completa gli studi e si laurea in psicologia presso la Queen's University di Kingston, in Ontario, per poi trasferirsi a New York, dove prende una seconda laurea in drammaturgia presso la Columbia University. Bella testa, Celine. Nel 2019 debutta come autrice di uno spettacolo teatrale off-Broadway, cioè il circuito indipendente, con uno spettacolo dal titolo Endlings, prodotto dal New York Theatre Workshop, spettacolo che però è stato interrotto nel 2020 dalla pandemia e non è mai più tornato in scena. Sempre nel 2020 Celine si presta ad un esperimento molto particolare, cioè uno spettacolo dal vivo tratto dal Gabbiano di Chekhov, realizzato però con il videogioco The Sims. Cioè questo spettacolo era dal vivo ma all'interno del gioco The Sims ed è stato trasmesso in streaming su Twitch. Devo dire, una roba molto molto particolare. Celine è accreditata tra gli sceneggiatori della serie Amazon The Wheel of Time e nel 2023, grazie alla casa di produzione più smart, figa e innovativa della Hollywood moderna, cioè la A24, realizza il suo primo film lungometraggio, cioè Past Lives. Di cosa parla Past Lives? Past Lives racconta della relazione che nasce e si trasforma in un lasso di tempo di 24 anni tra un uomo e una donna, Nora, interpretata da Greta Lee, e Hae, interpretato da Theo Yu. Nora e Hae si incontrano a scuola quando hanno 12 anni e tra loro, diciamo, nasce un amore puro, un amore tra dodicenni. Si separano perché Nora si trasferisce in Canada con la famiglia per poi ritrovarsi 12 anni dopo online, prima su Facebook e poi in delle interminabili videochiamate su Skype che devono incastrare nei loro fusi orari così diversi perché Nora è a New York, Hae è a Seoul. Tra i due, almeno online, sembra esserci un rapporto quasi ancestrale. Sono due anime affini che si cercano e si trovano, nonostante la grande distanza sia temporale che geografica. Lo stile di vita dei due ragazzi è diametralmente opposto. Nora vive inseguendo da una parte la sua personale ambizione di diventare un'autrice di successo, una di quelle che vince i premi, lei vuole il Pulitzer, vuole il Tony, ma accanto all'ambizione personale c'è anche la volontà, che a volte sembra un obbligo morale, di non dover deludere la sua famiglia, che ha fatto il sacrificio più grande, cioè quello di lasciare la Corea per darle un futuro migliore in America. Infatti all'inizio del film c'è una battuta della madre di Nora che le dice: gli scrittori coreani non vincono il Pulitzer, per questo hanno cercato di farla diventare americana. Hae invece vive ancora in casa con i suoi genitori, va all'università e quasi tutte le sere frequenta sempre lo stesso ristorante con sempre gli stessi amici. Nora gli consiglia dei film americani da guardare, Hae le manda dei video di Seoul. Tra i due nasce anche una sorta di scambio culturale, se vogliamo chiamarlo così. Fino a quando Nora decide di interrompere questa relazione via Skype perché per lei sta diventando un appuntamento troppo importante. Un appuntamento che, videochiamata dopo videochiamata, la avvicina sempre di più alla sua parte coreana, mentre lei sta cercando con fatica di costruirsi una forte identità occidentale. E qui il film fa un altro salto in avanti di 12 anni,
ora Nora ha 36 anni ed è sposata con Arthur, anche lui uno scrittore. Vivono in un piccolissimo appartamento dell'East Village e vivono un'affettuosa vita di coppia. Ae, anche lui un 36enne adesso, che però vive ancora con i genitori, cosa che dicono sia culturalmente diffusa in Corea, lavora per un'azienda coreana e decide finalmente di andare a New York e passare qualche giorno con Nora. Nora e Ae passano del tempo insieme, ricordando la loro infanzia e specchiandosi l'uno nell'altra in cerca di conferme. Conferme che le loro scelte o non scelte siano state quelle giuste. Che le loro vite presenti, quelle che stanno vivendo in quel momento, sono le migliori vite possibili. La relazione tra queste due persone viene spesso descritta nel film con un concetto molto coreano, cioè il concetto del yin-yang, secondo il quale la connessione tra due persone in questa vita è collegata alla loro interazione avvenuta in altre vite. Ma mentre per Hae la relazione con Nora sembra trovare le sue fondamenta in un amore infantile idealizzato e non dimenticato forse perché incastrato in una vita molto coreana, senza troppi colpi di testa, per Nora la relazione con Hae sembra essere più legata ad una parte di sé che lei ha dovuto necessariamente soffocare, cioè proprio quella bambina di 12 anni di cui Hae è ancora innamorata. Perché Nora è dovuta diventare occidentale, è dovuta diventare americana, per seguire le proprie ambizioni e per non rendere vano il sacrificio della sua famiglia. Questo è il classico film che decolla nella scena finale, nel senso è uno di quei film che rimane più o meno sullo stesso tono emotivo per tutta la sua durata e poi proprio nella scena finale ti dà uno schiaffo di emozioni. Nell'ultima scena di Past Lives infatti vediamo Nora scoppiare in un pianto disperato e questo pianto probabilmente significa che Nora, salutando forse per l'ultima volta Hae, ha definitivamente realizzato che quella bambina di 12 anni non esiste più, o meglio, esiste ancora ma sta vivendo una delle tante vite possibili nel yin-yang, ma non quella del suo presente. Tematicamente questo film aveva tantissimo da raccontare, ma lo ha raccontato bene? Allora, secondo me no. I temi di cui vi ho parlato finora sono molto forti, molto profondi e molto universali, ma nel film sono appena accennati. Ci vuole davvero una grandissima sensibilità per entrare in questo film e non sto dicendo che sia questo il difetto. Il difetto di Past Lives, secondo me, è la sceneggiatura. Perché la sceneggiatura di Past Lives è una doppia ripetizione della stessa dinamica narrativa. Nora e Ae si cercano, si trovano e si separano. È tutto molto preparato, troppo preparato. Per esempio, la storia, secondo me, sarebbe stata estremamente più figa se si fosse svolta in una sola giornata e se magari queste due persone si fossero rincontrate per caso. Pensateci, in un mondo così grande, queste due persone che non hanno mai avuto contatti in questi 24 anni si incontrano e passano 8 ore insieme cercando l'uno nell'altra una conferma che il presente è la migliore vita possibile. Nel senso, la relazione fra queste due persone non ha niente di eccezionale e non è uno di quei casi in cui la semplicità diventa l'eccezionalità narrativa. Qui non siamo ai livelli di Perfect Days. È una relazione normale, raccontata in modo normale, con 100.000 sottotesti, che però non mi ha scaldato particolarmente il cuore. E secondo me il personaggio del marito di Nora, cioè Arthur, non aiuta a dare spessore a questa storia, o meglio, il modo in cui è stato scritto questo personaggio. Perché Arthur è terrorizzato da Ae, ha una paura marcia che questo fantasma del passato di sua moglie gliela porti via, e lo dice apertamente. C'è una scena del film in cui dice addirittura che secondo lui Nora lo ha sposato solo per ottenere la green card, cioè la cittadinanza americana. Questo perché Arthur ha paura di non star vivendo la miglior vita possibile con Nora, ma questa è una paura sua che non c'entra niente con il resto della storia. E questo è un elemento che non ho particolarmente amato nel film, perché per carità la paura di Arthur è assolutamente lecita, perché nessuno può avere controllo sul passato delle altre persone, ma nel film è un personaggio davvero troppo fragile. Arthur narrativamente avrebbe potuto essere il faro di Nora, l'ancora alla realtà, al presente, e quindi un'anticamera verso il futuro. E in un certo senso lo è, ma in difetto, in modo negativo. Arthur è il classico uomo che dice amami altrimenti soffro. Ed è evidente che questo film sia estremamente autobiografico.
Questa è la storia di Celine Song, che forse ha voluto eccedere in cronaca della sua vita e magari, secondo me, avrebbe dovuto sforzarsi un po' di più a inventare qualcosa, diciamo romanzare la sua storia, perché i temi c'erano, ma non sono stati affrontati in un modo, secondo me, sufficientemente cinematografico. In poche parole, credo che Past Lives goda dell'effetto A24. Mi spiego. Questa casa di produzione è diventata sia un bollino di qualità a prescindere, sia quasi un genere cinematografico. Cioè, se è un film prodotto dalla A24, allora è un grande film. Beh, no, non è così. Bisogna guardare caso per caso. E nel caso di Past Lives, io credo che sia un film mediocre. Questo film viene letteralmente salvato dalla città di New York, ma mi viene da dire grazie al cavolo. Come ho detto a un mio caro amico, prova a girarlo a Crotone e vediamo se fa lo stesso effetto. Molto bella la colonna sonora di questo film, realizzata dalla band Grizzly Bear. Questo è un ascolto molto molto consigliato. Che birra abbiniamo a questo film? Allora, non è concettualmente semplice abbinare una birra ad un film che non mi è particolarmente piaciuto. Però, come ho detto prima, questo film viene salvato dalla città di New York. È uno dei ricordi più belli che ho della mia esperienza da genitore. È un viaggio a New York con mio figlio che abbiamo fatto un anno fa. Durante questo viaggio, ovviamente, mi sono ritagliato dei momenti per bere della birra, della craft beer americana, della craft beer newyorkese, accorgendomi con mio grande dispiacere che gli newyorkesi bevono la sbobba, nel senso a New York vanno tantissimo di moda le cosiddette hazy beer, cioè le birre torbide, soprattutto le hazy IPA, ma ancora di più le hazy double IPA, cioè birre molto luppolate e molto alcoliche. Quindi, per brindare a Past Lives e alla magia della città di New York, ho deciso di stapparmi una Boss Robot del birrificio Alder, il cui birraio Marco Valeriani è uno dei birrai più validi che abbiamo in Italia, soprattutto sulle luppolate. Madonna, già a questa distanza mi è arrivata una ventata di luppolo. Allora, la birra doveva essere hazy, mamma mia, è incredibilmente hazy. La birra è torbidissima. Da cosa è dato questo effetto estremamente velato? Da una parte dal lievito, dall'altra parte sicuramente l'utilizzo di avena, che è un cereale che notoriamente dà questo effetto alle birre. Il naso è una bomba di luppolo, veramente ananas, frutta tropicale, mango. Allora, io non sono un grandissimo amante delle birre luppolate, tantomeno delle double IPA. Questa tra l'altro ha 8 gradi alcolici, che non sono pochi. Ma devo ammettere che non è male, molto molto fruttata e ha un amaro molto veloce. È un po' come mordere la buccia di un agrume. C'è la grande sensazione di amaro all'inizio, ma poi un po' la sensazione di dolcezza. Quindi Past Lives al cinema non è un brutto film, ma è un film che sembra nella sua fase embrionale. Sembra che potrebbe essere molto più bello di quello che è. Non è totalmente sconsigliato, è una visione tranquilla. Credo che assolutamente le candidature agli Oscar siano sproporzionatissime. Miglior film? No. Miglior sceneggiatura? Assolutamente no. Abbinato alla Boss Robot di Alder, Easy Double IPA, stile che va per la maggiore a New York, boh, sti americani, e dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.